Buonasera. Allora, state per vedere un film che parla di tre osservatori astronomici, uno in Cile, uno in Sudafrica e una in un'isola del Mediterraneo, della gente che vive e che lavora dentro gli osservatori, ma anche di tutta la gente che vive, lavora e fa il suo lavoro e la sua vita fuori dagli osservatori e di quello che c'è lassù, dove gli osservatori scrutano. Secondo me è un film estremamente poetico, ha un ritmo, un tempo, un'atmosfera, è un documentario, però sembra veramente piuttosto un racconto intimo familiare di vari personaggi, in mezzo ai quali ci sono quasi dei filosofi, sono poi quelli che osservano e che capiscono che appunto per vivere meglio e anche, bisogna guardare più lontano, guardare le stelle e anche viceversa, per capire cosa c'è oltre bisogna tentare di capire le persone che ci circondano. Star Stuff è stato realizzato da un regista di origine iraniana che però vive a Torino da parecchi anni, ha studiato, è arrivato in Italia, non mi ricordo, so che è circa dal 2011 che sta a Torino e ha studiato al TAMS di Torino, per cui invito qui sul palco il regista Milad Tanchir. La Rosso Fuoco, Davide Ferrario. Scusate, ma c'è una gag, perché io non mi ricordo mai il cognome di Francesca. Bocca. Mouse. E per cui li ho chiamati La Rosso Fuoco. E Paolo Manera per la Film Commission Torino Piemonte. E allora però facciamo parlare Francesca Bocca per prima. Ah, mi tocco. Allora, come Rosso Fuoco, Davide Ferrario, Francesca Bocca, un giorno mi è stato detto, ma c'è un giovane regista che vorrebbe fare un film ispirato alle stelle. Ho detto, Benvengano le stelle. E così è stato. E adesso la parola a Davide Ferrario che ne sa più di me. Se non pensate che arrivate con delle idee con Rosso Fuoco così e lei dice sempre di sì. Era un po' più complessa la proposta di Milano. No, io sono felicissimo di questo, siamo felicissimi di questo film, di tutta l'esperienza. Vorrei solo citare le persone che l'hanno fatto assieme a noi qua in sala, cominciando dalla produzione, ci stessimo della produzione, un uomo senza cui non saremmo riusciti a fare questo film, Lorenzo De Nicola. Al montaggio fondamentale, Claudio Cormia, visibilissimo Claudio Cormia. Alla fotografia ce ne sono di più di uno, ci sono i due operatori e direttori di fotografia principali, Andrea Zambelli e Andrea Zanoli. Due teste lucide come la mia. Martin Eck, dalla Germania, ha curato la fotografia time-lapse, credo apprezzerete. Un'altra nota conoscenza torinese, Vito Martinelli, ha fatto il suono. Di tutto il resto è responsabile lui, perché da produttore e autore, sapete che faccio anche quell'altro mestiere lì, siccome non andavamo mai d'accordo, alla fine ho detto, vabbè, faccio il produttore o faccio l'autore? Prima di tutto faccio l'autore, rispetto le scelte dell'autore e mi sono tirato da parte. Quindi, poi al culo e negli fate il culo a lui. Buonasera a tutti, veramente sono molto felice. Essere qua e per bellissima presentazione, che veramente sono molto grato e
veramente onorato, e in sala ci sono tantissime persone che in questi anni in Italia per questo progetto o per tutte le altre cose mi hanno aiutato, magari per amicizia e per la passione condivisa del cinema. Veramente sono grato che tutti siete qua, e quando sono venuto qua il primissimo anno andavo a Torino Film Festival, e quando dovevo scappare dopo l'ultimissima proiezione veramente avevo questo sogno che magari un giorno su con le schermo di Festival di Torino, e veramente sono felicissimo. E c'è anche Emilio Molinari, grande astronomo e ex direttore di Telescopio Nazionale di Galileo, e Nicolao Fornengo, anche un astronomo astrofisico dell'Università di Torino, quindi sono tantissimi, e grazie mille per essere qua, veramente. Grazie a tutti. No, ringraziamento per me al DAMS di Torino che mi ha segnalato che c'era questo studente bravissimo e che è ammirato anche per avermi regalato l'emozione di un racconto di un progetto che era evidentemente ambiziosissimo, bellissimo e nello stesso tempo molto meno folle di quanto pensassi, e realizzabile nella misura in cui c'era qualcun altro a cui ringraziare come Rosso Fuoco, che ha dato fiducia a un esordiente di fatto, se non dopo questi video che avevano convinto tante persone, ma appunto era la sua prima, un passaggio non a una casa di produzione che credesse in questo progetto che ha coinvolto continenti, professionisti, un lavoro di post produzione dopo le riprese incredibile, bellissimo. E il festival che ci dà la possibilità di vederlo su un grande schermo, che era proprio il festival che tu volevi, e quindi qualche volta tutto funziona e va in un cerchio perfetto che gira per il mondo. E non è l'unico progetto che in questi mesi, anni, poi Milat Tranchir ha fatto a Torino, e tutto quanto Warfree e altri progetti che ho realizzato stanno viaggiando e stanno dando senso per tutti che è possibile avevo un sogno con il cinema e portarlo sullo schermo e poi continuare questo viaggio nel mondo. Quindi grazie davvero a tutti quanti e a Emanuela che l'ha reso possibile stasera, questa serata. Grazie. Paolo mi ha fatto piacere, che volevo dire ovviamente questo è possibile soltanto per la fiducia e la visione di Davide e Francesca, e a parte di essere molto grati di aver fatto questo film, soprattutto l'opportunità di poter esprimere su questi temi eccetera, e sarò per sempre grato a Davide e Francesca, grazie. Naturalmente se avessi saputo prima che ti fa Juventus tutto questo non sarebbe successo. Grazie, buon divertimento.